Facciamo un esercizio. Immaginiamo di avere una persona che deve correre un percorso di 100 metri. E supponiamo che da quando è partito ha corso alla velocità costante di, per esempio, 6 metri al secondo per un intervallo di tempo di 5 secondi. La domanda è: dopo questi 5 secondi, quanto manca al traguardo? Allora, la domanda da farsi innanzitutto è: in 5 secondi quanta strada ha fatto? Quindi lo spostamento fatto sarà uguale alla velocità che ha per l'intervallo di tempo che passa, quindi 6 metri al secondo per 5 secondi. Secondi e secondi si semplifica, fa 30 metri. A questo punto, dal momento che 100 metri era il percorso totale che doveva fare e 30 sono quelli fatti, la distanza che manca al traguardo sarà uguale a tutto lo spazio che doveva fare meno quello che ha già fatto. E quindi 100 metri meno 30 metri, che fa 70 metri.